È stata una bella vendemmia, una buona annata, la qualità è sicuramente di soddisfazione, a discapito un po' della quantità. Il clima fresco della primavera non ci ha favoriti, però l'importante è riuscire a mantenere un ottimo livello nelle uve e quindi poi nel Pinot quando sarà pronto per essere imbottigliato dopo il suo invecchiamento. Il Rosé lo imbottiglieremo verso febbraio del 2020, il Monteferrato invece andrà al 21, Villa di Bagnole e Vigna Barra Ragazza, quindi gli altri due rossi andranno nel 2022-23. C'è una lunga vinificazione nelle barrique che abbiamo alle nostre spalle. È una passione di famiglia che dà grande soddisfazione, quindi l'auspicio è di riuscire a continuare ad avere un prodotto di grande qualità e farlo conoscere sempre a più persone. Ma il punto che dà più soddisfazione è quando si fa assaggiare un bicchiere del nostro vino e questo viene apprezzato dagli amanti del vino. Questo è sicuramente il punto di arrivo. Poi ogni momento della crescita, ogni anno è una novità, no? La vigna che fa crescere l'uva e come anche la vinificazione, ogni anno ha le sue particolarità, però sicuramente vedere l'apprezzamento da parte degli altri degli sforzi e delle fatiche dà soddisfazione. Forse la cosa più bella è quando, più che quella che mi hanno detto, è quando si vedono le persone che ritornano ad assaggiarlo, alle fiere piuttosto che in altri posti dove andiamo a far assaggiare il Pinot, gente che viene, lo assaggia e poi dopo magari 2 o 3 ore ritorna a riprendere un altro bicchiere.